Ciao, oggi presento la ricetta dei sablé alla vaniglia. Utilizzerò farina debole doppio zero, quindi quella consigliata per dolci e torte, fecola, zucchero a velo, burro, albumi d'uovo, scorza di limone grattugiata, un pizzico di sale, vanillina o meglio ancora i semi di una bacca di vaniglia. Come prima cosa setaccio le due farine assieme, quindi la fecola con la farina doppio zero. Poi ammorbidisco il burro con la planetaria. Una volta morbido aggiungo lo zucchero. Pulisco un po' i bordi in questo modo. E lascio girare ancora un po'. Poi aggiungo gli albumi. Incorporate gli albumi, aggiungo il limone, la scorza di limone grattugiata, la vanillina, e un pizzico di sale. Infine, alla velocità più bassa, incorporo poco alla volta le farine setacciate. Pulisco sempre un po' i bordi. Trascorso un minuto, l'impasto è pronto. Tolgo l'impasto dal contenitore. E aiutandomi con dello zucchero a velo lo lavoro un po' con le mani.
lo divido in tre pezzi. E formo dei cilindri. E posiziono su un vassoio con un foglio di carta da forno. Poi li lascio riposare in frigorifero per circa un'ora. Trascorsa un'ora, copro il sablé con tre ingredienti diversi. Allora, il primo con dello zucchero semolato. Uno con i semi di papavero. E il terzo con del cacao. E infine li taglio dello spessore di un centimetro. Tolgo la prima. E li dispongo su un vassoio, su una teglia anzi. Perfetto, i sablé sono pronti per essere cotti. Dopo la cottura dovranno risultare della stessa forma, di colore chiaro. E li conservo in forno statico a 180 gradi per 10-15 minuti per chi ha la possibilità con il tiraggio aperto. Perfetto, i sablé sono cotti. Grazie, alla prossima ricetta, ciao!